Bentornati in Top Book, la nostra classica rubrica che verrà riproposta ogni primo lunedì del mese, dove vi racconterò del mercato dei PC portatili con il nostro format di sempre, lo stesso di Mick in Top Smartphone, cioè vi parlerò solo di prodotti selezionati e che vale la pena considerare in questo preciso momento. Oh, allora ragazzi, siamo nel pieno del periodo del back to school e questo significa poter sfruttare delle offerte molto, ma molto interessanti. Prima di partire con la selezione del mese voglio darvi 4 offerte notebook in evidenza che mi ha girato Nvidia e sono tutti notebook con schede video dedicate GeForce RTX 3050 Ti, 3060 ed anche 3070. Il primo notebook in offerta è di HP ed è il Victus 16, una linea sconosciuta per tantissime persone ma merita attenzione. Il processore è Ryzen 7 5800H, quella ad alto TDP, poi ci sono 16 GB di RAM, 512 GB di SSD ed ovviamente una scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 3050 Ti con Ray Tracing e DLSS è perfetta per sfruttare display da 16 pollici Full HD a 144 Hz. Ancora più basso di prezzo il Lenovo IdeaPad Gaming 3 con Intel Core i5 11300H ed ovviamente Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, una combo micidiale per rapporto qualità-prezzo. Il design è stato migliorato, ora c'è anche una tastiera RGB ed un display da 15,6 pollici Full HD ma a 120 Hz, perfetto per giocare al massimo della fluidità. Il terzo notebook è Acer Nitro 5 con Intel Core i7 11800H e scheda video dedicata Nvidia GeForce RTX 3060. Con ben 6 GB dedicati. Ottima combo CPU più GPU per godere al massimo del pannello da 15.6 pollici con refresh rate a 144 Hz in grado di sfruttare tutti gli FPS che la RTX 3060 può generare. Ha un ottimo sistema di dissipazione completamente aggiornabile e poi c'è la 3060, che cosa volere di più? Ultima offerta con MSI Katana GF66 potenziato con Nvidia GeForce RTX 3070 e i suoi 8 GB di RAM dedicate in grado di fare davvero la differenza in gaming e content creation. Poi c'è il Core i7 11800H, un pannello Full HD a 144 Hz. Si tratta sempre di una macchina a tutto fare con tante porte, una buona tastiera, un bel design e una durata della batteria interessante grazie al modulo da 90 Wh. Sono tutti notebook adatti a qualsiasi tipo di studente, salendo con la configurazione ovviamente anche ai professionisti, e poi sono fantastici per il gaming perché si va dai titoli eSports ai AAA con Ray Tracing e DLSS. Sì, è vero, attivare il Ray Tracing che migliora nettamente l'impatto grafico del gioco, si fa sentire di più sulle prestazioni, ma grazie alle schede grafiche GeForce RTX sarà possibile sfruttare il Deep Learning Super Sampling, cioè il DLSS, che è una tecnica di rendering assistita da intelligenza artificiale in grado di migliorare sensibilmente il frame rate di un titolo senza rinunciare al ray tracing e dettagli massimi. Puntare ad un notebook dotato di scheda grafica GeForce RTX permette di avere anche la certezza, ancor prima di acquistarlo, che si potrà accedere ad una serie di applicazioni professionali accelerate dalla GPU con i driver studio. I creator delle immagini potranno utilizzare Photoshop e Lightroom con filtri neurali, in Premiere Pro e After Effects c'è rendering con CUDA, e poi vale la stessa cosa per i professionisti del 3D, dell'intelligenza artificiale, della progettazione. Insomma, non lo scopriamo ora, i notebook con GeForce RTX hanno davvero una marcia in più. Vi consiglio di dare uno sguardo a questi 4 in offerta, ma ora partiamo con la selezione di settembre. Una conferma per la fascia bassissima di prezzo con Asus E410 con Intel Celeron, è sì un processore scarso ma comunque in grado di supportare le operazioni basiche con RAM da 4GB e 128GB di MMC, ma fortunatamente si può installare un SSD. Per tutto il resto si tratta di un entry level di nuova generazione con display da 14 pollici, Full HD antiriflesso e una buona tastiera con trackpad e tastierino numerico a scomparsa. Entra in classifica Lenovo IdeaPad 3, super economico, potente, ma con un prezzo sotto i 300€ non si può pretendere molto. Il processore è un AMD 3020E. C'è un tera di HDD che è tanto, mentre i 4GB di RAM sono pochissimi. Eventualmente da prendere e aggiornare con RAM ed SSD. Ancora più giù di prezzo il Lenovo IdeaPad Duet. Non ha nessuna specifica tecnica invidiabile,
Ha solo 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e un processore MediaTek. Fortunatamente Chrome OS non ha bisogno di una scheda tecnica impressionante per funzionare in maniera onesta e a meno di 200 euro è da considerare. Il Lenovo V15 è un notebook economico ma interessante. Il processore è un Ryzen 5 ma di qualche generazione fa che può essere preso in considerazione solo a questo prezzo. Per tutto il resto, classico notebook con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD con un display da 15.6 pollici Full HD. MSI Modern 14 è costruito in alluminio, pesa poco più di un chilo e ha un display da 14 pollici Full HD con una buona luminosità e un valido setup audio a supporto per essere anche un notebook adatto alla multimedialità. Ha un processore Intel Core i3 di 11ª generazione, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD, una buona tastiera, un bel trackpad, una buona dotazione di porte, ma la versione intorno ai 449 euro è quella senza sistema operativo. Nessun problema, sul canale trovate una guida su come installare Windows, è davvero semplicissimo. E c'è anche MSI Modern 15 che grazie a calo di prezzo si fa preferire, anche se va un filo fuori budget. In ogni caso è davvero valido con il processore Intel Core i5, un display da 15.6 pollici Full HD e tutti i benefit della serie Modern di MSI. Torna in classifica un Huawei e sto parlando del MateBook D15 con Intel Core i3 di 11ª generazione, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD, purtroppo sempre partizionati male ma si risolve in 2 minuti, trovate un video sul canale. Per tutto il resto, solito buon MateBook con un display da 15.6 pollici Full HD, una buona tastiera, tante porte e un funzionamento generale più che valido. Il Samsung Galaxy Book 2 è calato un bel po' ed entra di diritto nella classifica con il suo processore Intel Core i3 di 12ª generazione, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Esteticamente un bel prodotto, è funzionale e poi ha un display da 15.6 pollici Full HD di buona qualità. E si prosegue con Acer Aspire 5 con Intel Core i3 di 11ª generazione, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD. Il display è un 14 pollici Full HD, c'è il sensore di impronte digitali, una buona tastiera, tante porte a disposizione, insomma le solite cose che caratterizzano da anni la serie Aspire di Acer. Interessante anche il convertibile super economico Lenovo IdeaPad Flex 5 con il suo 14 pollici Full HD, il suo processore Intel Core sempre accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Una buona combo per chi cerca un prodotto semplice ma versatile a basso costo. Super novità con MSI Modern 14 2022 con Intel Core i3 di 12ª generazione, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD. Tutto il resto è stato migliorato con un display da 14 pollici ancora più ottimizzato, una tastiera rivista, un trackpad più grande, maggiori connessioni e un design molto elegante. Asus ZenBook 13 con il suo bellissimo display OLED con risoluzione Full HD, che è sempre una rarità insomma in questa fascia di prezzo. Anche il resto delle specifiche sono buone, Ryzen 5 5500. In alternativa c'è anche con Intel Core i5 di 11ª generazione a un prezzo anche un pochetto più basso, sempre con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, ma è chiaro che il suo punto di forza è il display OLED e la sua trasportabilità. Dell Inspiron 15 è interessante come notebook in generale, non tanto per le sue specifiche, che ha come vera novità il Core i3 di 12ª generazione, sempre 8256, ma perché è una macchina precisa, affidabile, costruita bene, come da tradizione per la linea Inspiron di Dell. Ancora più basso di prezzo il Lenovo IdeaPad Gaming 3 con Intel Core i5 11300H ed ovviamente Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, una combo micidiale per rapporto qualità-prezzo. Il design è stato migliorato, ora c'è anche una tastiera RGB ed un display da 15.6 pollici Full HD ma a 120 Hz, perfetto per giocare al massimo della fluidità. MSI Prestige 14 Evo è un notebook adatto sia al lavoro che allo studio, ma di quelli seri. Grazie al processore Intel Core i7 1280p, la serie è bella potente di Intel. Ovviamente non mancano 16 GB di RAM, 1 TB di SSD molto veloce, un buon pannello da 14 pollici Full HD e tanta, ma tanta affidabilità. Asus TUF -F15 è un bel portatilone gaming da 17.3 pollici Full HD a 144 Hz con Intel Core i7 e RTX 3050 Ti a spingere
tutto. Insomma, se avete bisogno di un notebook da battaglia, questo TUF Dash è esattamente quello che cercate. Dell G15 in versione Ryzen Edition è un notebook gaming con AMD Ryzen 5 6600H accompagnato da una RTX 3050. È una combo assolutamente perfetta per sfruttare display da 15,6 pollici Full HD con refresh rate a 120 Hz e per tutto il resto non è troppo diverso dalla precedente generazione, ma almeno il prezzo non si è alzato di troppo ed è sempre decisamente configurabile. E come non citare quello che si trova stabilmente sotto i 1000€, il MacBook Air M1 che ormai si trova a 999€, qualche volta anche parecchio sotto, 850€, e cosa dire per una macchina del genere? È bella, ha un processore Silicon M1 decisamente potente e una durata della batteria da urlo. Asus VivoBook 14X è un portatile molto interessante che fa bene un po' tutto e che ha nel display OLED il suo punto di forza. Si tratta di un 14 pollici OLED a 90 Hz, il processore è un Core i7 di undicesima generazione, ma serie H, quella ad alto TDP, ed infine è anche accompagnato da una RTX 3050 per la creazione di contenuti ed anche un po' di gaming. Il primo notebook in offerta è di HP ed è il Victus 16, una linea sconosciuta per tantissime persone, ma merita attenzione. Il processore Ryzen 7 5800H, quella ad alto TDP, poi ci sono 16 GB di RAM, 512 GB di SSD ed ovviamente una scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 3050 Ti con Ray Tracing e DLSS è perfetta per sfruttare display da 16 pollici Full HD a 144 Hz. MSI Stealth 15M sembra un notebook classico, ma è decisamente un portatile gaming con il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione che spinge alla grande tutte le operazioni, anche quelle più complesse, ed ovviamente in gaming con la RTX 3060 si migliora decisamente tutto. Una versione migliorata praticamente in ogni aspetto rispetto alla precedente generazione ed è davvero un gran bel portatile adatto a vari usi. Ultima offerta con MSI Katana GF 66 potenziato con Nvidia GeForce RTX 3070 e i suoi 8 GB di RAM dedicate in grado di fare davvero la differenza in gaming e content creation. Poi c'è il Core i7 11800H, un pannello Full HD a 144 Hz, si tratta sempre di una macchina a tutto fare con tante porte, una buona tastiera, un bel design e una durata della batteria interessante grazie al modulo da 90 Wh. Ancora Dell, circa 49€ fuori budget, ma il nuovo G15 Gaming in versione Intel Core i7 12700H, un bel 14 core 20 thread in combo ad una RTX 3060 con ray tracing e DLSS è davvero tantissima roba. Il pannello è un Full HD da 15.6 pollici a 120 Hz, ci sono anche 16 GB di RAM DDR5 e un modulo SSD da 512 GB. Ed è arrivato anche il Surface Pro 8 di Microsoft, il tablet 2-in-1 per eccellenza che si migliora con un display da 13 pollici in 3,5 a 120 Hz per rendere ogni operazione più fluida con Windows 11. Come al solito due versioni, Intel Core i5 e i7 di undicesima generazione, RAM a partire da 8 GB così come l'SSD a partire da 128 GB fino a chiudersi al Tera. Tanti bei miglioramenti, peccato che la tastiera sia ancora una volta non inclusa nel prezzo. Dell Inspiron 14 Plus è un notebook da 14 pollici 2K in 16 decimi, davvero molto interessante con il processore Intel Core i5 12500H. Molto potente e una scheda video dedicata RTX 3050. Ci sono tutte le porte del caso a disposizione, c'è una tastiera invidiabile, un trackpad preciso, anche l'airflow è ben veicolato, insomma una macchina equilibrata ed interessante. Il terzo notebook è Acer Nitro 5 con Intel Core i7 11800H e scheda video dedicata Nvidia GeForce RTX 3060 con ben 6 GB dedicati. Ottima combo CPU più GPU per godere al massimo del pannello da 15.6 pollici con refresh rate a 144 Hz in grado di sfruttare tutti gli FPS che la RTX 3060 può generare. Ha un ottimo sistema di dissipazione, è completamente aggiornabile e poi c'è la 3060, che cosa volere di più? Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 grazie ai nuovi processori Core i5 e Core i7 di dodicesima generazione raggiungono vette di prestazioni che prima erano impensabili. Si tratta di un convertibile con display AMOLED compatibile con S Pen con anche altre integrazioni per l'esperienza Samsung, ma la cosa interessante è che in futuro sarà possibile prenderlo in configurazione con la scheda video dedicata Intel Arc.
Asus ROG Strix G17 è sempre una sicurezza. Ottima base hardware con Ryzen 7 6800H, RTX 3060 e tanta potenza extra che arriva dai vari boost di ROG. Il display è un 17.3 pollici Full HD ma ha ben 360 Hz di refresh rate. Poi ci sono 16 GB di RAM DDR5, 1 TB di SSD PCI Express 4.0 e tante porte a disposizione. Il MacBook Air M2 è qui ed è posizionato in maniera un po' scomoda sul mercato. La versione base non è preferibile e andrebbe configurato diversamente dal modello base, ma il prezzo sale terribilmente. In ogni caso la macchina è bellissima, il display è migliorato tanto, il chip M2 è molto potente e l'autonomia è sempre irraggiungibile per gli altri. Ed ecco il Lenovo Legion 5 AMD di nuova generazione, che è sempre super interessante. Il display è da 15.6 pollici Full HD ma con un refresh rate aumentato a 165 Hz, quindi validissimo dal punto di vista del gaming ed anche dal punto di vista hardware. La combo con il Ryzen 5 6600H e RTX 3060 è davvero fantastica per giocare ed anche per lavorare. Il prezzo è aumentato un po', ma il Legion 5 è sempre il Legion 5. Dell XPS 13 Plus è arrivato ed è bellissimo. Si tratta di un notebook da 13,4 pollici Full HD, quasi futuristico, con il trackpad invisibile, una zona soft touch per i tasti funzione e il classico display borderless. Il tutto senza rinunciare alla potenza, anzi, quest'anno grazie ai processori Core i5 e Core i7 di 12esima generazione il salto prestazionale è davvero importante. La linea XPS di Dell è sempre una certezza ed anche quest'anno è consigliato. MSI Rider GS66 Deluxe Edition è un notebook gaming da sogno. Il processore è un Intel Core i9 12900HK, un vero mostro di potenza con la scheda grafica RTX 3080 Ti. La base hardware è importantissima e si completa con ben 32 GB di RAM DDR5 espandibili, 2 TB di SSD espandibili, il super sistema di raffreddamento Boost Trinity Plus, fondamentale per tenere a bada un notebook dalle prestazioni così assurde. Il display è quasi completamente borderless, è un 4K a 120 Hz da 15.6 pollici. Per tutto il resto, tastiera al top, porta a disposizione e anche sezione audio. MSI Stealth GS77 è il classico notebook senza nessuna rinuncia. È un 17.3 pollici 4K a 120 Hz, perfetto per lavorare e giocare, ma di potenza sotto al cofano ce n'è in abbondanza con il Core i9 12900H e la RTX 3080 Ti. 32 GB di RAM DDR5, 2 TB di PCI Express super veloce ed ogni cosa possibile e immaginabile. Ritorno alla linea che amo. Il ROG Flow Z13 è un tablet con Intel Core i9 di 12esima generazione, una scheda video dedicata RTX 3050 Ti, 16 GB di RAM DDR5, 1 TB di SSD NVMe, un display in 16 decimi Full HD a 120 Hz e, udite udite, anche il supporto alla XG Mobile, una RTX 3080 esterna. Ebbene sì, viviamo in un'epoca dove un tablet ha un Core i9, una tastiera rimovibile e una RTX 3080 esterna. Asus ROG Zephyrus G14 2022 è una macchina fantastica, Full AMD, con processore AMD Ryzen 9 6900HS e con scheda grafica dedicata Radeon RX 6800S. Poi ci sono 16 GB di RAM DDR5 e classico Tera di SSD NVMe 4.0. Il display è sempre un 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate a 120 Hz, ma a sorpresa è tornata anche la webcam a 720p. Insomma, è uno dei notebook più particolari in circolazione ed è tornato a farsi sentire. E si chiude come al solito la puntata di Topbook con i nuovi notebook di Apple, i MacBook Pro 14 e 16 pollici con display mini LED Liquid Retina XDR. E poi c'è il ritorno di tante porte a disposizione, ma a rubare l'attenzione è ovviamente la nuova interazione di Silicon M1, che in versione Pro è già un bel boost, ma in versione Max si mette tra i pesi massimi delle workstation mobile. Costano tantissimo, sono delle macchine un po' di nicchia, ma hanno delle prestazioni davvero enormi e senza dover essere sempre attaccati alla corrente. Oh, bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, sentiamoci nei commenti per eventuali dubbi, domande, incertezze, prendo questo, prendo quello. E come al solito vi consiglio di lasciare un commento nelle prime ore dalla pubblicazione del video, così riesco a seguire meglio tutti, perché poi i commenti nelle settimane dopo un po' vanno persi, arrivano gli altri video e tutto il resto. E quindi nulla, un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!